Vediamo se avvistiamo da questa torre di avvistamento. Beh. Direi che si avvista. Finalmente, dopo 2 mesi di pioggia ininterrotta, siamo pronti per una Christmas edition del vlog di Per Valli e Monti. Siamo diretti a Moneglia, da cui partirà una passeggiata che ci porterà sul monte di Moneglia. Da lì a 521 metri di altitudine riscenderemo verso Punta Baffe, che è una torre saracena del 500 che poi vi faremo vedere. Ci vediamo dopo. Ciao! Allora, arrivati a Moneglia, noi abbiamo parcheggiato in una delle piazze principali. Ovviamente dipende dalla stagione, non è facile trovare parcheggio. Vi consigliamo di andare in treno, possibilmente di fermarvi alla stazione e da lì prendere la strada. Adesso vi facciamo vedere come dovreste fare, soprattutto nella bella stagione, per evitare di non trovare parcheggio, cosa che abbiamo rischiato anche noi, pur essendo inverno. Scendendo dalla stazione, vi troverete sulla destra questa scalinata e qua abbiamo le indicazioni per il Monte Moneglia e Punta Baffe, che sono le nostre mete. Pronti, via! Primo bivio. Prendiamo la strada che sale sulla destra e ci lasciamo alle spalle il mare. Tipiche segnaletiche liguri, rustiche ma efficaci, direi, vero Cabruzzi? Proseguiamo sulla strada asfaltata che comincia subito con un bello strappettino ligure. Eccoci qua. Monte Moneglia, qui c'è la cartina, qui c'è un Cabruzzo in posa plastica e qui c'è il nostro sentiero. Qui c'è la tipica vegetazione di macchia mediterranea, vedete che bei corbezzoli. Primo bivio importante, continuiamo per Torre Punta Baffe, a sinistra. Continuiamo a seguire la linea e il pallino rosso per Punta Baffe. Momento corbezzolo. Siamo arrivati alla cresta Comunaglia, da qui si gode di una vista pazzesca. E adesso prendiamo il sentiero sulla destra e andiamo verso il bivio Monte di Moneglia. Dovremo riallacciarci al sentiero che ci porta diretti al monte. Dici che si può fare indigestione di corbezzoli? Forse sì. Ok, nel caso chiama l'ospedale, pronto soccorso qualcuno. Basta, la smetto, ultimo. Allora, il sentiero che abbiamo preso è un sentiero minore, più stretto e ci sono un sacco di rovi. Però il vantaggio dell'inverno è che si hanno i pantaloni lunghi e pesanti, quindi i rovi non danno problemi.
C'è sicuramente un errore di indicazione di altitudine giù, perché segnava 310, infatti non ci tornava perché il nostro altimetro segnava 190 metri. Qui è giusto, dovremmo essere intorno ai 300 metri sul livello del mare. Abbiamo ripreso il sentiero con le due X e andiamo dritti verso il Monte Moneglia. Nell'ultimo tratto si cammina direttamente su questi strati di roccia che affiorano, si vedono benissimo, è veramente un incanto. Prima tappa, Monte Comuneglia. 495 metri sul livello del mare. Il monte dove siamo diretti noi, che è il Monte Moneglia, è a 521, quindi ormai il dislivello è fatto. Sempre che non dobbiamo scendere e risalire. In realtà abbiamo tirato tantissimo perché pensavamo di essere arrivati. Lasciatevi sulla vostra sinistra la vetta del monte, è qua, potete fare un passo per godere della vista. Le due croci, che sono quelle per il Monte di Moneglia, le trovate sempre come segnavia e proseguiamo sulla destra del versante. Fate occhio che le indicazioni sulle tempistiche sono un po' sballate, nel senso che in un cartello mette 2 ore, poi dopo 35 minuti mette ancora 2 ore, poi dopo un'ora mette ancora 2 ore. Adesso manca un'ora al Monte di Moneglia, quindi noi tarelliamo perché è sempre inverno, non siamo partiti prestissimo e quindi non possiamo trovare buio, ma ancora abbiamo tempo. Siamo arrivati in cima al Monte di Moneglia. In realtà i tempi segnalati giù erano pessimistici, o forse noi abbiamo visto quei tempi e quindi abbiamo messo il turbo, però in una mezz'oretta siamo arrivati dall'altro monte, quindi direi ottimo. Adesso mangiamo e poi ripartiamo per Punta Baffe. Se posso dire la mia, non fidatevi mai troppo delle indicazioni sui tempi. Calcolate il dislivello e la lunghezza, perché ognuno ha i suoi tempi nel camminare, è impossibile dare delle indicazioni corrette. Ripartiamo dopo aver mangiato. Piccola rettifica, in realtà dal Monte Comunaglia a qua ci abbiamo messo 20 minuti, quindi l'indicazione di un'ora era veramente completamente sballata. Adesso ripartiamo e vediamo quanto ci mettiamo a raggiungere Punta Baffe. Costa di Punta Baffe, sinistra, 2 cerchietti rossi. Che meraviglia, guardate. Allora, laggiù si vede Riva Trigoso e di fronte a noi c'è Punta Manara, che trovate anche nelle nostre passate gite. C'è stato un bruttissimo incendio in questa zona, difatti si vedono ancora un sacco di arbusti bruciati, anche se per fortuna la vegetazione, ormai sono passati tanti anni, ha sempre la meglio. Però il paesaggio qualche anno fa era veramente molto brullo e ancora se ne vedono i segni, purtroppo.
siamo a Costa di Punta Baffe, dobbiamo arrivare a Torre Punta Baffe e poi dopo torneremo a Moneglia. Ci stiamo avvicinando alla torre di Punta Baffe. È una torre d'avvistamento saracena, risale al 500 e poi è stata ristrutturata. Eccoci qua all'ultima meta della giornata prima di tornare indietro. Però chissà. Vediamo se avvistiamo da questa torre di avvistamento. Beh. Direi che si avvista. Bene, salutiamo la torre, direi che veramente il paesaggio è super vario, è una camminata da fare possibilmente con entrambe le tappe, monti e mare, e adesso torniamo indietro, facciamo un pezzettino in comune con la strada da cui siamo venuti e poi prendiamo una strada diversa per ricongiungerci a Moneglia. Siamo tornati al bivio di Colle del Lago e prendiamo il sentiero con le due croci rosse che va verso Moneglia. In quota. Il sentiero di ritorno è un sentiero abbastanza stretto. Ci sono dei punti leggermente franati, forse a causa del maltempo, ma assolutamente superabili con facilità. L'unica cosa è che non è un sentiero iper riposante, perché comunque bisogna fare attenzione a dove si mettono i piedi. È bellissimo perché segue proprio l'andamento del golfo e si intravede sempre tra la vegetazione il mare. E quindi vale la pena riscendere da questa strada sempre prestando un pochino di attenzione. Eccoci qua, ci siamo ricongiunti al bivio da cui avevamo preso il sentiero a destra verso il monte di Moneglia. Ultimo quarto d'ora e siamo a Moneglia a prenderci un... Un cono gelato. Beh, in questo momento leccherei anche il bastone in questo momento. Tornati al punto di partenza, abbiamo terminato questa camminata. Tempo totale 4 ore nette, nel senso che poi ci abbiamo aggiunto una mezz'oretta per mangiare, di pause varie per fare foto e quant'altro. Camminata molto bella, lunga 12 km e mezzo circa, e il dislivello totale salendo e scendendo, perché ci sono diversi saliscendi,
è di circa 700 metri secondo il nostro Garmin, forse qualcosa di meno. Detto questo, è una passeggiata bellissima, molto panoramica. Il percorso è abbastanza impegnativo, ma assolutamente alla portata. Certo, non è un Punta Manara, che è super semplice, adatto alle famigliole in vacanza, ma c'è un pochino da tarellare, per dirla alla nostra. Detto questo, vi salutiamo e speriamo di fare tanti altri percorsi anche d'inverno. Queste giornate, certo, ci fanno un bel regalo. Ciao!